Ciao, tutorial di questi orecchini realizzati a uncinetto. Per realizzare questi orecchini vi occorrono degli anellini da 15 mm, del cotone e io in questo caso ho adoperato l'uncinetto l'1,50, il 6. Iniziamo con realizzare il primo nodo in questo modo. Ora prendiamo l'anellino e andiamo a formare tutti i punti bassi fino a chiudere tutto l'anellino, in questo modo. Andiamo a proseguire i nostri punti bassi fino a terminare tutto il giro dell'anellino. Siamo così arrivati in fondo. Abbiamo così realizzato questo arco qui. Ora dobbiamo andare a realizzare questi archetti qua. Siamo arrivati in fondo, entriamo con l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo e entriamo nel nostro punto e nel punto per chiudere col punto bassissimo, in questo modo. Ora realizziamo 3 catenelle. Una, due e tre. Ora entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il filo ed usciamo. Abbiamo così due punti sull'uncinetto. Entriamo nella seconda catenella, prendiamo il filo e usciamo. Abbiamo così tre punti sull'uncinetto. Ora prendiamo il filo con l'uncinetto ed entriamo in tutti e tre punti in questo modo. Ora andiamo ad inserire l'uncinetto nel secondo punto. Noi dobbiamo praticamente inserire l'uncinetto su questi punti qui di catenella. Questi. Dobbiamo entrare in tutti questi punti fino in fondo. Ora andiamo ad inserire l'uncinetto nel primo punto precedente di catenella, prendiamo il filo, usciamo, andiamo ad inserire l'ago, l'uncinetto nell'altro punto e chiudiamo. In questo modo si è formato il primo modulo. Proseguiamo nel realizzare 3 catenelle. 1, 2, 3. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il nostro filo, usciamo ed abbiamo due punti. Entriamo con l'uncinetto nella seconda catenella, prendiamo il nostro filo, usciamo e abbiamo i tre punti. Ora andiamo a prendere il filo ed entriamo nei nostri tre punti. In questo modo, con l'uncinetto entriamo nel punto precedente, prendiamo il nostro filo, usciamo nell'altro punto,
Entriamo nell'altro punto, in questo modo. Dobbiamo proseguire fino a terminare il giro. Siamo così arrivati in fondo. Ora eseguiamo 3 catenelle. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, usciamo nella seconda catenella, usciamo, entriamo in tutti e 3 i punti e andiamo a inserire l'uncinetto nell'ultima catenella. Prendiamo il filo e andiamo a inserire l'uncinetto nel nostro punto. Abbiamo così terminato la lavorazione. Il tutorial è terminato. Al prossimo tutorial. Ciao!